davanti a noi ritorna, ogni tanto si fa vivo, Danilo Cestra. Salve, diciamo, a tutti. Secondo lei, Cestra, i tifosi, bene o male, hanno un cuore solo, possono continuare a soffrire con queste partite tirate fino alla fine? Direi assolutamente no, purtroppo speriamo di la prossima volta di chiuderle subito, perché così è un'agonia fino al 95esimo, fino al triplice rischio. Allora, secondo lei il rigore che per fortuna è stato lavorato da Piacco, assegnato dall'arbitro, c'era o non c'era? Assolutamente no, palla lentissima presa da Maglia, ma lo hanno confermato anche i giocatori e i dirigenti della squadra ospite, cioè, assolutamente non c'era, poi meno male che Francesco l'ha parato, abbiamo portato a casa i 2 punti. Un messaggio alla squadra, cosa vuole dire? Messaggio alla squadra, continuiamo così, cerchiamo di vincerle tutte fino alla fine, vedremo quello che verrà. E diamo un messaggio anche alla tribuna, che oggi mancava qualcuno forse. Oggi la tribuna è un po' meno rumorosa del solito, ma sono sicuro che già dalla prossima Montevolta i tifosi ci seguiranno. Dunque, mister, anticipato al presidente che noi tifosi abbiamo un cuore solo, in partite così potrebbero farci male, però posso chiederle una cosa: primo tempo un pochino sottotono, come mai? Ebbene, onestamente l'abbiamo approcciata male, forse il caldo si è fatto sentire, i primi caldi, e loro una squadra giovane, quindi ci hanno messo un po' in difficoltà all'inizio. Sono andati in vantaggio, poi siamo stati bravi a recuperarla prima dell'intervallo e questo ci ha aiutato molto. Poi il secondo tempo, onestamente, abbiamo giocato solo noi, abbiamo purtroppo sbagliato il rigore, poi siamo andati in vantaggio con Maini. Gli ultimi 20 minuti abbiamo fallito diverse occasioni da gol e questa è una cosa che non va, che sono partite che devi chiudere, perché poi alla fine, come ci è capitato spesso in questo anno, capita l'episodio che ti può compromettere una partita. Noi poi al 93esimo che ha dato del rigore, che onestamente non c'era, però un rigore che è stato un bravo Fiacco a pararlo, altrimenti stavamo qua ancora oggi a dire a recriminare. Quindi mancano 5 partite, dobbiamo continuare fino alla fine perché stiamo facendo un ottimo campionato e vogliamo chiudere alla grande. Faccio i complimenti ai ragazzi perché continuano ad allenarsi e lottano fino alla fine sempre. Poi sai, a calcio ci sono partite che puoi anche sbagliare, però l'impegno dei ragazzi non manca mai, quindi bravi e continuiamo così fino alla fine. Una domanda dallo studio. Per la domenica, meglio lasagna o fettuccine? Lasagna. Bianca? No, rossa. Grazie.